2016 smells like danger. Let's go. Even better. Let's go. Set your goals. Bless our souls. I'm in trouble. Yes, I know. But it feels like. Partiamo con il prossimo aspirante, Mr. Topolini. È la prima edizione del concorso Mr. Topolini. Siamo nel 2010, tu potresti essere il primo Mr. Topolini. Quindi come ti senti all'idea? Diciamo che potrebbe essere sicuramente una bella cosa. Staremo a vedere alla fine, il finale, se ci arrivo. Senti, ma lo fai per divertimento? Aspiri a una fascia? No, sinceramente è puro divertimento. Però certo, se viene fuori qualcosa, tutto di guadagnato. Il motorino, per esempio? Oh, becco già la moto, però fa sempre bene anche un bel motorino per muoversi in città. Allora, non ti ho chiesto nome, cognome e numero. Marco Rossman, numero 44, ciao a tutti. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Un appello perché ti voti? No, magari qualcosa del tuo carattere di cui vorresti parlarci? Un buon motivo per votarti, dai. Un buon motivo, ma sinceramente è difficile. È dura? Vuoi dire un tuo difetto piuttosto? Testone, ma proprio al 100%. Che segno sei? Bilancia. Ma la bilancia non è testarda di solito. Lo so, io sono l'eccezione, confermo. Abbiamo trovato il bilancino che fa eccezione. Sei fidanzato? Passaparola. Ecco, prossima domanda, che cosa fai nella vita? Lavoro e studio. Che cosa lavori, volevo chiederti? Che cosa fai per lavorare e che cosa studi? Allora, sono consulente informatico, faccio servizi di qualunque tipo, sempre a sfondo informatico, siti, programmi, riparazioni di computer e più qualche altro lavoretto in giro quando capita. E studi informatica? Ingegneria informatica. Quanto ti manca per la laurea? Passaparola ancora una volta. E fare delle domande a Marco è difficile perché ogni volta che gli chiedo qualcosa di più lui non risponde. Allora senti, progetti per l'estate invece, a parte di vincere Mr. Topolini, vorresti? Allora, intanto lavorare ancora un po', poi una bella vacanza. Sicuro. Dove? Dove e con chi? Il sogno sarebbe Bora Bora con qualche bella ragazza. Qualche, due, tre? Sì, dal tre in su diciamo. E poi sì, riprendere gli studi perché comunque devo fare anche l'università e continuare sereno, felice. Va bene, allora in bocca al lupo. Grazie, Crepi, ciao a tutti, buona serata.